La sorella di Belen ha rivelato dei dettagli sulla sua storia d'amore con l'ex tronista. Cecilia Rorigu e Ignazio Moser sono i concorrenti più chiacchierati della seconda edizione del Grande Fratello VIP per la loro storia d'amore. Tutto ha avuto inizio nella casa più sfiata d'Italia davanti alle telecamere. La bella argentina era fidanzata da circa 5 anni con Francesco Monte e molti sostenevano che al termine del reality sarebbero convolati a nozze. Le cose, però, sono andate diversamente a causa dell'ex ciclista. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto un due di picche da Ivana Mazzola, secondo fonti attendibili avrebbe lasciato Alessandro Allevato per poi iniziare una relazione con Luca Onestini, è riuscito a conquistare il cuore di Cecilia. La situazione non è stata gestita nel migliore dei modi, dato che Cecilia ha nella diretta del 30 ottobre Francesco, che fece il suo ingresso nella casa per parlarle. Subito dopo si è lasciata andare alla passione dietro le tende del confessionale nell'armadio. La maggior parte degli italiani non ha apprezzato il suo atteggiamento poco rispettoso per l'ex. La ragazza, infatti, ha voluto avere un confronto in privato con l'ex tronista per chiedere scusa sia a lui che alla sua famiglia. Il loro incontro è durato ben 5 ore, ma i toni sono stati pacati e civili. L'esito del confronto ha permesso ad entrambi di andare avanti per le rispettive strade con estrema serenità. La confessione di Cecilia. Cecilia ha dichiarato di avere una grande stima per Francesco e grazie al suo amore è riuscita a superare dei momenti difficili. Durante una conversazione con Giulia De Lellis ha confessato che si sentiva a disagio quando è arrivata in Italia. Si sentiva un pesce fuor d'acqua, ma poi conobbe in una discoteca Monte e da quel momento riprese in mano la sua vita lontano dalla sua amata Argentina. Cecilia temeva l'opinione dei loro amici in comune, ma non hanno criticato per niente le sue scelte. Per loro ciò che conta è che entrambi siano felici. Ora che tutto sembra essersi risolto al meglio, Cecilia può finalmente vivere la sua storia d'amore con il suo nuovo fidanzato. Cecilia dai Moser. Cecilia e Ignazio, a causa degli impegni lavorativi e della distanza, non riescono a vedersi spesso. Nonostante ciò la loro storia va a gonfie vele e lo dimostrano le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Qualche settimana fa, Cecilia è andata a casa della famiglia Moser. Ha subito legato con la madre di Ignazio prima ancora che la conoscesse di persona. Per quanto riguarda il padre, Francesco Moser, all'inizio non vedeva di buon occhio la relazione del figlio, ma poi ha cambiato idea e ciò non può che rendere felice il neo cognato di Belen.